Ciao ragazzi, io sono Falcone e oggi sono qua insieme a Elisa per un nuovo scopriamo, per scoprire insieme a voi Don't Knock Twice, ovvero non bussare due volte, un gioco horror che supporta anche la realtà virtuale, quindi qualora abbiate un visore potrete sfruttarlo qui, che credo mi farà spaventare tanto tanto Ah, io tanto tanto. gioco a tutto, guarda. Sì, tanto tu guardi per terra, che te frega. Allora, andiamo, proviamo. C'è l'italiano peraltro, per cui... Allora, sta vibrando qualcosa. C'è un quadro molto bello, devo dire. Con un uomo travestito e un vecchio nano. Allora, c'è un cellulare. Oh, siamo in un contesto contemporaneo. A ferrare. Cliccate per tirar fuori, togliere il telefono. Lasciatemi. In pace. La vecchia è sempre lì. Vabbè. Afferrare. Afferra il candelabro per illuminare la strada. Non vedo candelabri. Tu vedi candelabri? No. Ecco il candelabro. Allora. Se lo accendiamo. Accendi la candela. Come l'accendo la candela? Qualcuno mi accenda la candela. Non capisco perché avendo il fuoco lì non posso afferrare. Gettare. Vabbè. E io vorrei accendere la luce. Sto vandalizzando la camera, ma non... Ah, ecco, bastava... Ah, bastava. Usate la candela per accendere le candele che si trovano sulla parete. Chi è bussa? Non lo so, ma io non apro, manco se mi pagano. Arrivo! Messaggio. Perché hai staccato la spina? Ti odio. Che bei quadri, poi rilassati. Mamma mia. Chi bussa alla mia porta? Un gran fio da... La sapevi questa? Chi è che bussa alla mia porta? Un gran fio. Ma è casa mia, come fa a essere chiusa? Vabbè. Vabbè, io c'ho da fa. Ma c'ho un fucile io dentro sta casa? Trasformiamo il gioco in Resident Evil. Perché non mi vedo? Perché non mi riesco a specchiare? Dai, con sti vecchi nani. Guarda, ti pare un bambino a te? Leggere. Il Ministero del Reparto di Assistenza Sociale ai Bambini. NRA, Ordine Temporaneo di Tutela. Carissima signora Jessica Webb Thomas, la prego di accettare questa lettera come una forma di accordo su Chloe and Webb. Alla luce delle prove presentate e con il consenso di Chloe, abbiamo il piacere di informarla che siamo in grado di organizzare la custodia temporanea. Non appena le date saranno stabilite, le invieremo una lettera di conferma definitiva. Cordiali saluti, Giulia Andrews, il Reparto di Assistenza Sociale ai Bambini. Si parla di bambini. Los bamben.
Chi è? Ma chi è che ci bussa sempre? Dove bussano che c'è il coso? Kibbutz? C'è la pietra, dove bussano? Attenta, preoccupare, che tra poco scopriamo. Ma lei sta in un castello medievale a vivere? Ma che cazzarola? Non posso zoomare? Non ho la mia intenzione di lasciarmi, senza egoista. Che devo fare? Io intanto Illumination. Cibo per Substation. Sono incastrato? Beh, per adesso sembra promettere abbastanza bene, devo dire. Bene, siamo così fuori. Sono chiuso fuori. Ma che bello! Il canestro. Adesso che si sposa molto bene con il portone medievale, devo dire. Il famoso basket medievale. Ma come cazzo l'hai fatta sta casa? Mi terrorizza. Leggere. Il diario di Chloe, sono passati molti anni da quando mi ha lassiata. Mi ha lassiato e ora si presenta e si aspetta che faccio finta di niente, come se non ci fosse accaduto niente. Ma non è così come vorrei che mi lasciasse stare. Vuole attirarmi a sé con il suo lavoro prestigioso e la casa grande che ha. Ma lei mi ha lassiato e non riesco a smettere di odiarla per quello che ha fatto. Non so perché dico sempre lassiato. Ora siamo estranei gli uni agli altri. Non è adatta al ruolo della madre. Probabilmente mi riporterà indietro non appena le darò fastidio. Ma se è Chloe, non è una donna. Forse è Chloe. Ho capito. Che si aspetta? Bene. Puoi riaccenderla con le altre? Ah. Del sangue. È la stanza dove è iniziato il gioco? Sì. Io me la sto facendo un po' addosso, lo posso dire. Mamma mia, guarda. Lo dico o lo dico? È pieno di specchi che non riflettono e la cosa mi terrorizza a morte. A che piano? Oh, santo cielo, lo sapevo che il nano c'aveva qualcosa da nasconde. Era un nano zombie. Lo zombie nano. Stava al secondo piano, quella lì. Era qua. Ah. Ma che cazzarola, ma è cambiato pure questo? Mamma mia, bella. Vabbè, non soffermiamo. Sono cambiati tutti i quadri, pure la vecchia. Dai, fai l'uomo. Si è aperta una porta nuova. Oh. La casa dell'Air Sofia. È vero. 100 anni dopo, rinnovata nella forma e nel colore, ma sempre piena di quadri. Vabbè, devo andare su, è inutile che rimando cercando indizi. Ci sono pure le macchie di sangue, quindi penso sia abbastanza eloquente il fatto che toccherebbe salire. Salve. Chiusa. Metadone. Bene. Aridaie.
Perché non specchiano? Gli specchi non specchiano. Le candele non candelano. Le donne non donnano. Bambino disperso. Un bambino di 9 anni è scomparso. Altezza 4. Che so questi? I pollici. I pollici, quell'orribile sistema di misura che usano solamente in poche parti del mondo. Data di smarrimento, vabbè. Indossava un maglione rosso scuro con una maglietta bianca, jeans blu, scarpe da ginnastica bianche. Stava squillando il telefono? Va bene, grazie. Ma che cos'è? Fischietto. Bello, carino. Oddio. Ci tua. Vabbè. Il diario di Chloe: di notte ho sognato che stavo giocando con una cavolata rituale. Era più come l'esperienza dei ricordi che sogno. Una porta spaventosa con una testa di capra apparve di fronte a me. Ero spaventata. I bambini scomparsi di cui hanno parlato al telegiornale erano dietro la porta. Io gridavo: non bussate alla porta! Poi ho sentito due forti botte e mi sono svegliata in un sudore freddo. So che era soltanto un sogno e che la strega non esiste, ma era così reale, reale. Ok, allora io sto cercando di esorcizzare il terrore nero che sto provando dentro di me, perché il fatto che io mi specchi e che non appaia mai nulla mi mette un'ansia che voi non... Che voi non avete idea. Allora, leggere. Ero una tossicodipendente. Odio questa parola, ma è verità. Quando la situazione è diventata fuori controllo, ho pensato che saresti più al sicuro con qualcun altro che potrà prendersi cura di te. Anche in passato ho cercato di riprenderti. Sto dicendo la verità, ma mi hanno impedito. Hanno detto che non ero pronta, ma ora sono pronta. Ti amo, Chloe. Ma allora è un uomo o una donna, sto Chloe? Sono due donne. Ma no, parlava al maschile. Adesso parla al femminile. Poi riparla al maschile. Poi che dice qua? Jess e Chloe. Ovviamente non si sa chi è Chloe. Vabbè. Ho sbagliato tasto. Poco importa. Quindi c'è una strega. È la matrioska del male. Rompi la matrioska. Hai ragione. Io non mi girerò mai. Mai mi girerò. Cosa cavolo sta succedendo? C'è qualcun altro qui? Io non... Girati tu. Oh mio Dio. Ok, tutto a posto. Lo sto facendo. Dico... Vabbè, c'ha il portale delle gole molle. Oh, porca di quella! Vai, vai, vai. Cazzo, no, mi ricorda Rec. Il primo Rec è terribile da questo punto. La vecchia The Rec. Voglio fare i pilastri della terra. Oh, oh, vedi, un bel banchetto. Ah. Ma poi, ma dove siamo? Nella cantina. Beh, non è che lo fa in salotto sto lavoro, eh. Sono Stave o Cristiani? Andiamo a indagare. Allora. No, no. Ah.
O ti rilassi? Ti prego. È un boccale? Io vorrei fare una battuta, ma la evito. Chi è che ci ha schizzato? Non lo so, il pesce. Era un pesce, non è che ho fatto la battuta, eh. Allora, afferrare, leggere. Il diario di Jess. È stato difficile gli ultimi giorni. Chloe mi odia, ma io non la biasimo. Sto cercando di fare ammenda per farle vedere che ora posso prendermi cura di lei. Permetterli di portarla via da me è stata una decisione molto difficile che ho mai fatto. È tornato il nostro traduttore preferito, mi sa, eh? Quello di... L'hanno assunto anche qua. Ma era una decisione giusta. Io avevo bisogno d'aiuto. E anche il traduttore, mi sa. A volte, ma anche adesso, non riesco ad addormentarmi perché ho bisogno della dose. Grazie a Dio, al lavoro posso distrarmi. La notte scorsa ho trascorso un paio d'ore nello studio a lavorare su una scultura. Non sono ancora contenta del risultato, ma alla fine penso che dovrebbe riuscire bene. Peccato che non posso dire lo stesso riguardo al nostro rapporto, Chloe. Riguardo il nostro rapporto con Chloe. Il nostro di chi? È il mago Thelma. Cioè, noi... Siamo... Ma basta! Non è che ogni cosa fa paura, eh? C'è anche qualcosa di non pauroso. Dici? Vabbè, su bisogna... Ma perché il boccale... Il calice, va, il boccale? Beh. Vabbè. E lì fluttua e noi lasciamolo fluttuare. Perché ogni volta che mi vibra il cellulare mi vengono i brividi? Perché mi stai facendo questo? Vorrei che tu morissi! Ok. Come? Vabbè. Chiusa. Vabbè, che gli devo fare io? La parte anteriore, Jessica Webb Thomas, vincitrice del premio del capo della scultura Sapphire 2016. La parte posteriore, che non ci fa vedere, l'acqua dal pozzo per purificare le anime innocenti, le quali lei divora. Oh, che gioia! Ma porcaccia la miseria, io che mi vado sempre a impelagare sti giochi maledetti. Allora, pizza! Pizza e pentacoli, che mix. Allora, la lacca. C'è stato un botto? Non importa, non te frega. La lacca con spruzzare. La candela! Che esplode tutto! Perché cazzarola c'ho... Vabbè. Quante mani c'ho? Con che la reggo questa? Comunque, vabbè, c'è una cosa tanto brutta. Una strega che si mangia i bambini con le tette flosce. Vabbè. Sì, ma... Ghostbusters. No, fa molto minchiata, nel senso. Ma che cosa? Vabbè. Con la mia terza mano io apro questa cosa. Con la gamba, col... Con la gamba, beh, certo. Siamo invincibili. Vabbè, ma quindi? No, ma è finita la lacca! E adesso? Forse ce n'è un'altra qua. No, mi sa che... Vabbè, ma quindi dove devo andare io? Qua è chiuso.
Sinistra. La... Oh, no, c'è uno, c'è uno. C'è una. È Chloe? No. Gli fluttua tutto. Oh, porca miseria. Ma che cazzo? È Paranormal Activity. Si è gentilmente aperta la porta. Oh, vedi? Basta chiedere, signora strega. Vai, dai. Ah, vuoi spingi sta porta? Su! Niente. Messaggio. Sono davvero fottutamente spaventata. È qui per me. È tutta colpa mia. E allora... buon per te. Sei qui per te, io gioco a biliardo. Leggere. Gemma fantasma, vabbè. Fantasma, acqua, fuoco, terra, aria. Il rituale del richiamo. Vabbè, tanto non dovremmo mai fare tutto ciò. La parte anteriore, Chloe di 9 anni, la sua bambola preferita Ruby. La parte anteriore, il fuoco per preparare il suo cuore freddo e morto. Mi ho capito che Chloe è una donna. Vabbè, ma era chiaro. Sì, io non ci avevo capito niente. Cucinata, sarà già... butta sto coso. Mi dispiace, aiutami, non intendevo dire quello che ho detto. Chiuso. Cosa c'è scritto sul muro? You're mine, sei mia, o mio. Non ho ben capito chi cazzarola sono io. Allora, Ben Thomas a nome di Jessica Webb Thomas. A tutti gli interessati. So che Jess più di 5 anni, di cui 3 anni eravamo marito e moglie. Con grande onore e privilegio sto scrivendo questa caratteristica per mia moglie. Lei è la mia anima gemella, una donna appassionata, affezionata e premurosa. Con lei puoi parlare dei propri problemi. Lei è la mia voce della ragione. Anche io sarei felice se lei fossi stata la madre dei miei figli. Anche io sarei felice se lei fossi, Penso, se Jess privarla di sua figlia significherebbe privarla di tutto. Cosa può proporre per fare ammenda? Sappiamo che gli errori sono stati commessi tanto tempo fa e credo sinceramente che Jess farebbe di tutto per far sì che Chloe sia al sicuro, felice e amata. È cambiata, è diventata una donna di successo e credo veramente che la verità, che lei merita una seconda possibilità. Cordiali saluti, Ben Thomas. Ma all'inizio te lo diceva benino, perché Ben? Poi sono finiti i soldi, mi sa. Dopo i primi due documenti gli sono finiti i soldi. E hanno usato Google Translate. Vabbè. Che poi neanche, perché è tradotto proprio... Cioè, nel senso... Cioè, si vede la mano umana, non è automatico. È proprio fatto male. Ah, quelle belle chiappe le riconoscerei ovunque, Vabbè, tocca andare a cercare la vecchia. Aridaglie. Cosa sta succedendo in cucina? La bambola bruciata. Oh, mamma mia, che brivido. Oh, Aridaglie Cornano, baffuto. T'ho dato paura. Te prego, te prego. No. Dio mio. Non ti rilassi. Le porte stanno... Io non sto capendo. Calma e sangue freddo, su. È tutta suggestione. Tutta
Suggestione. Allora, un altro bambino perso, il ragazzo paesano è uno dei tanti bambini a scomparire nelle ultime settimane. È stato visto l'ultima volta a giocare a Knock Knock Run con i suoi amici. Cosa sarebbe Knock Knock Run? Bussa, bussa, corri. Esatto. Ah, bussa, È un scappa. Come gioco. di citofono e scappo. Sì, vabbè, ma che cazzo era del gioco? Oh no. È il matriosco! Ma porca... È il matriosco del diavolo! Il diavolo! È il diablo e sta senta la matrioskas! No, non sa, non si può uscire. Perché in questi Porca giochi? Porca matrioskas! matrioskas! Oh, è la cucina! Posso leggere il libro, grazie. C'era una volta una ragazza la quale veniva presa in giro da tutti gli abitanti del villaggio. Lei era sempre sola, desiderava diventare madre per un bambino che avrebbe amato e curato. Crescendo divenne un eremita. Mi pare che il piano sia stato... In bambini la prendevano in giro, sapendo che lei desiderava avere un bambino. Bussavano alla porta e poi scappavano, per questo si dice che è diventata Beh, pazza. bussare e scappare fa diventare matto. Posseduta dalla follia, ha stretto un patto con il demone. Questo demone era Baba Yaga. In che film l'ho già sentito? Vabbè. Lady Gaga! In ricambio al patto, la ragazza avrebbe ricevuto un bambino. In più, doveva servire Baba Yaga e portarle alle vittime. Baba Yaga l'ho sentito in Tomb Raider. Era un DLC di Tomb Raider. Ditemi se sbaglio. Così decisi di vendicarsi dei bambini del villaggio. Maledicendo la sua porta, un bambino che bussava alla sua porta diventava una vittima per Baba Yaga. Ma ho capito perché mi sbaglio continuamente. Abbattere il manico con l'ascia per aprire le porte chiuse. Pia padella. Ah, c'ho l'ascia! Con una delle mie tante mani, tra l'altro si è rovesciato il frigo. Ah, ecco che era quel botto. Slancio! Vabbè. Se può aprire un po' meglio, grazie. Ha degli effetti speciali un pochino rivedibili. L'atmosfera è uno spettacolo puro, ma... Vabbè. È il matriosco! Oh no! Tirate fuori il matriosco! Te dico, tira il matriosco! Niente, è finto questo. Cosa state cucinando di buono? Va a fuoco il bambino! Che cosa... Che gli devo fare io? Non sto capendo una mazza. Vabbè, io direi che per adesso, visto che siamo bloccati nella cucina, nos podemos, si sta trasformando in un video in spagnolo. Ci potremo fermare qua per adesso. Fateci sapere se il gioco vi intriga, se il gioco vi intrippa, se il gioco vi stuzzica, se il gioco lo volete vedere di più oppure se vi basta così. Quindi, sondaggio in alta a destra. Che bel modo di mettere i piatti. In alto a destra e ovviamente il link alla pagina Steam del gioco in descrizione affinché potete giocarla anche voi qualora lo vogliate. Cosa c'è scritto su sta caffare? Vabbè, non lo sapremo mai. Per cui, ragazzi, niente, fateci sapere che ne pensate. Noi vi diamo Ciao! appuntamento. Alla prossima. Ciao, ragazzi.